Allora, eccoci qua. Ormai sono alle... Non lo so neanche a che ore sono. Che ore sono? Ho una collega qui. 17:23. 17:23. Ormai sono le 5, praticamente quasi e 30. Siamo, si può dire, quasi giunti al termine di questa giornata. Ovviamente ci rivedremo domani e non solo appunto noi, ma tutti i colleghi che hanno deciso di aderire. E niente, sono molto molto felice perché sono altrettanto tante le persone che hanno voluto appunto seguire il nostro progetto. Non solo colleghi, ma non vi nascondo che sia appunto io che tutti coloro che hanno deciso di far parte di questo hanno ricevuto tantissime chiamate da parte di clienti, appunto già loro attuali e clienti nuovi. Quindi, che dire, speriamo siano sempre di più. Allora, volevo chiarire pochi punti, perché ovviamente questo è il rischio che si corre quando una persona purtroppo magari arriva a mettersi così tanto in mostra, tra virgolette, dove non capisco, anche perché dietro tutto questo non ci sono solo io, siamo davvero in tanti, però non fa niente. Sto sicuramente accettando gli insulti, le critiche, dove però, accettando tra virgolette, il mio termine accettare è alla fine leggerli e lasciare l'ignoranza messa al proprio posto senza dare adito. Ho chiarito un punto dove mi sembrava giusto farlo, anche perché credetemi che i messaggi comunque sono tantissimi, voglio rispondere a tutti, ma non è fattibile rispondere non io, da parte di tutti, attenzione. Ho voluto chiarire un punto a una ragazza che ha commentato appunto su Castedo Online e non solo, dove appunto stamani noi abbiamo fatto una diretta dove abbiamo mostrato dei cartelli. Uno di questi c'era appunto scritto che era facile parlare così per chi avesse lo stipendio fisso. Allora, voglio chiarire questo punto. Spero di non doverlo fare più. Per chi lo capisce sono contenta, per chi non lo capisce purtroppo pazienza. Allora, chiariamo questo, che quando noi abbiamo mostrato quel cartello, noi non parlavamo delle forze dell'ordine, era appunto, e speravo si capisse, riferito a delle persone che purtroppo sono molto più in alto e che ad oggi purtroppo tentano e provano di gestire la situazione come andare quando poi alla fine i risultati non li abbiamo. Voglio precisare anche un'altra cosa. Allora, sono venuti anche da me i vigili, come da tantissimi altri colleghi, ce li aspettavamo, ragazzi, ma penso che sia appunto normalissimo. E chiariamo questo: noi, ma non solo io o i colleghi della mia categoria, tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa sono innanzitutto preparate alle conseguenze. Seconda cosa, molto fondamentale, voglio che questo messaggio arrivi e arrivi come lo dico io a nome di tutti. Noi non abbiamo assolutamente nulla contro le forze dell'ordine, che siano carabinieri, polizia municipale, polizia, finanza. Tutti loro hanno il diritto, anche loro, di fare il proprio lavoro. Quindi noi sappiamo, scusate, noi appunto sappiamo i nostri rischi e nessuno di noi ha mai pensato, da che appunto è iniziata questa protesta, e non una guerra, una protesta, attenzione, nessuno di noi ha minimamente pensato di opporsi alle forze dell'ordine, di creare litigi, di fare scenate, assolutamente. Noi siamo prontissimi nel momento in cui si presentano appunto loro che si occupano di questo, ok? Di farli entrare, di farci identificare. Se il giorno non mettono la multa, perché ovviamente non è che mettono la multa, arrivano e mettono la multa così, si sa benissimo che la multa
viene messa a noi nel momento in cui ci vedono lavorare e al cliente ovviamente di conseguenza. Quindi se mai dovesse succedere, sappiamo tutti benissimo che loro faranno e fanno il loro lavoro e da noi sono rispettatissimi, perché sappiamo che dietro di loro c'è chi li comanda. Quindi è giustissimo che loro continuino, nonostante tutto, a esercitare la loro professione. Non era nostra intenzione che passasse un messaggio differente da questo, assolutamente, anche perché al di là di questa protesta, ripeto, siamo esseri umani anche noi, e quando purtroppo succedono appunto dei fatti magari non piacevoli, siamo i primi a contattarli. Quindi assolutamente siamo consapevoli di tutto e certo sarebbe bellissimo se anche loro gettassero la spugna e si unissero a noi. Questo sappiamo che non è possibile, però li rispettiamo, noi siamo qua, abbiamo deciso di iniziare appunto questa protesta e se mai dovesse succedere che sia a me o a qualche altro collega, siamo uniti, perché siamo assolutamente uniti, però lo accettiamo. Detto ciò, ripeto, è andata bene la giornata, anche ai colleghi è andato tutto benissimo, siamo ancora qui, abbasseremo le nostre serrande appunto solo la notte perché si va a dormire e da domani si rinizierà. Quindi speriamo, ripeto, che le nostre voci arrivino dove devono arrivare, senza essere soprattutto fraintese. Spero niente di aver toccato dei punti importanti, di averli fatto capire e soprattutto speriamo che continuate a seguirci, a sostenerci, perché sicuramente ne abbiamo tanto bisogno. Noi cerchiamo di dar forza a voi, sembriamo molto forti e sicuri di noi, ma è anche ovvio che la paura c'è e soprattutto non è facile neanche per noi che ci siamo messi appunto in questa situazione e in questa battaglia. Quindi grazie a tutti e buon proseguimento di serata.